Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vorrei mostrarvi, come ovviamente avete letto dal titolo, i miei prodotti finiti. Dividerò, diciamo, il video in due parti e farò, i finiti make-up in questo video, mentre in un prossimo video farò i finiti di, skincare, prodotti, di detersione, bagno e quant'altro. Perché sennò il video diventa un po' troppo lungo. Piccola premessa prima di iniziare sul make-up che indosso. Ho utilizzato per realizzarlo la palette MAC Girl di MAC, Miss Keith Minx, che è in assoluto la mia preferita per quanto riguarda i colori, non il packaging. Per il momento ho acquistato solo questa, ma ho intenzione di acquistare anche una o due. Adesso, prima di mettermi a fare acquisti extra, devo fare un attimino un po' di ordine in tutto quello che ho in giro, perché comunque ho davvero tanti, 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 tanti prodotti, tante palette, tanti ombretti che non consumerò mai. Cioè, nel senso, anche se dovessi fare 3.500 spose da qui alla fine dei miei giorni, cioè, non le consumerò. Per cui, per quanto io ami i prodotti MAC e per quanto ami il packaging e quanto ami queste palette, devo fare delle valutazioni. Anche perché molti dei colori sicuramente li ho già, quindi sarebbero dei doppioni. Cioè, non sono cose che mi mancano, che quindi dico, vabbè, dai, facciamo la spesa. È tutto un surplus. E mi rendo conto che effettivamente poi nel mio quotidiano non li utilizzo perché comunque mi trucco per il lavoro, ma quando magari quelle poche occasioni che mi capita di uscire extra lavoro e di dovermi appunto truccare, faccio cose molto più sobrie, utilizzo bene o male sempre le stesse cose e difficilmente vado a pescare proprio quella palette con quel colore o quel rossetto, quindi sto cercando di diminuire un po' gli acquisti make-up e ho fatto più che altro nell'ultimo periodo più acquisti skincare come avete visto nei video. Comunque, anche per questo motivo i prodotti che vedrete in questo video sono prevalentemente prodotti delle stesse categorie, quindi categorie di prodotti che si utilizzano di più, almeno io che utilizzo di più, e ci tengo a precisare che sono prodotti che ho consumato in tanto 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 tempo. Alcuni di questi non li ho effettivamente sfruttati, ma essendo passato tanto tempo sono o seccati o scaduti e quindi praticamente devo eliminarli, anche perché se mi tengo in casa tutti questi prodotti finiti non ho spazio per quelli nuovi. E poi mi girano le scatole perché mi è capitato recentemente, vado lì, prendo un prodotto, penso che ci sia perché l'ho tenuto lì e invece schiaccio, schiaccio, il prodotto non esce, sono lì che magari di fretta devo andare a recuperare qualcos'altro, non l'ho portata di mano, insomma, sto cercando di fare un pochettino di ordine in tutto ciò che è il mio reparto trucco, diciamo, perché veramente sono incasinatissima in questo periodo, devo ancora veramente fare ordine. E a casa dove abitavo prima, bene o male, avevo più tutto sotto controllo, qui sono ancora un pochettino disorganizzata, ma dai, presto ce la faremo. Allora, da cosa iniziare? Ho la mia bella vaschettina di prodotti, eccoli qui. E allora, iniziamo con i mascara. Sono tantissimi i mascara che ho davvero da tanto tanto tempo. Allora, il primo mascara che vi mostro è quello Maybelline, il One by One. Non so neanche se lo fanno più, quindi per questo, per dirvi quanto tempo è che ce l'ho. Ed è quello con questo scovolino cicciolino. Io questo lo adoravo, è stato uno dei primi mascara che ho effettivamente apprezzato e amato, nel senso che quando ho iniziato ad avere la consapevolezza di quello che usavo e quello che volevo e ho acquistato io i primi prodotti di make-up quando ero ragazzina, me ne ero innamorata, tant'è che l'ho acquistato più volte e questa è l'ultima confezione, credo. O forse ne ho ancora da parte qualcuna, non lo so. Comunque, per questo vi dico: devo farmi trovare perché ho talmente tanta roba, proprio anche cose chiuse di scorta, che non riesco più a rendermi conto delle cose. Vabbè, comunque, adesso è arrivato il momento di buttarlo perché, appunto, saranno passati anche 2 anni da quando ce l'ho e comunque è finito.
ma mi è sempre piaciuto molto. Mi piace perché dà volume ma non appiccica le ciglia. Lo scovolino è comodissimo, a me piaceva perché è sì ciccione ma non è troppo grande, quindi mi permette di andare a applicare il mascara sia sopra che sotto in modo perfetto. Lo scovolino ha le setole fitte fitte, quindi comunque le separa bene, appunto non le appiccica, ma dà molto volume. Un volume non esagerato, ma comunque naturale, che c'è, si vede, l'effetto sulle ciglia mi piaceva tantissimo. Vado veloce ragazze, perché prima di tutto sono prodotti che, cioè, non bisogna stare a dire tante cose, perché o sono vecchi, non mi ricordo neanche più, o veramente, insomma, facciamo un video lunghissimo, siccome è già tardi, direi di non perderci via. Poi, sempre mascara, questa volta di Mua. Ed è un mascara colorato, anzi ne abbiamo due. Allora, che dire di questi mascara? Non li ho potuti sfruttare quanto avrei voluto perché i mascara colorati non si mettono tutti i giorni. E questi mascara, che anche hanno parecchio tempo, sono in realtà scaduti perché avevano una scadenza veramente breve. Ho sbagliato io, nel senso che dalla foga di provare i prodotti e di utilizzarli, li ho lasciati un pochettino, cioè li ho aperti, ma poi non li ho utilizzati e quindi il prodotto all'interno è seccato. Lo scovolino fa pietà, era uno scovolino semplicissimo, senza infamia, senza lode, il colore però era bellissimo. Nel periodo estivo, quando li avevo acquistati ancora tempo fa, molto tempo fa, quando ancora facevo, diciamo, acquisti dei make-up online prima di iniziare a lavorare da MAC, mi era piaciuto tantissimo questo colore, questo un pochettino meno, però non era male, è un colore, diciamo, più indaco, anzi sì, è bellissimo anche questo colore. Non ho provato a rivitalizzarli, perché sì, probabilmente magari metterci qualche goccina, magari del liquido di lenti a contatto, qualche collirio, cosa così, poteva servire, ma siccome vanno su una zona talmente delicata e io ho gli occhi particolarmente delicati, non ho voluto fare stupidaggini e quindi, con mio enorme dispiacere, credo che li andrò a cestinare, anche se, vi ripeto, li ho usati poco poco poco, perché li ho utilizzati giusto in quei 3 mesi estivi quando li avevo acquistati per qualche make-up in particolare, ma non tutti i giorni, perché comunque non mi vado a mettere mascara colorato tutti i giorni, sono un po' più classica. Mi piace avere quelle due o tre cose particolari da, non so come dirvi, da sfruttare così un po' folli, cioè sono un po' quella che del rossetto giallo, del rossetto azzurro, sì. E mi piace utilizzare questi prodotti e averli con la consapevolezza che li ho pagati pochino, perché comunque erano mascara che venivano veramente poco, adesso non ricordo di preciso perché è passato tanto tempo, ma comunque non credo più di 3 euro, ma neanche 2 euro, ecco, credo. 1,20 euro forse venivano, non lo so, non mi ricordo di preciso. Però mi è dispiaciuto non averli potuti sfruttare più di tanto. Stessa cosa, quindi idem con patate, sempre mascara colorato di Kiko, questo sempre verde. Questo forse mi era stato regalato, ora non ricordo, un verde un po' più scuro. Anche questo si è seccato. Lo scovolino anche di questo non mi piace in modo particolare. È uno scovolino abbastanza classico. Che dire? Devo dire che tra questo e questi, da quello che ricordo, questi scrivevano di più, quindi questi erano più colorati, si notava di più il colore sulle ciglia rispetto a questo. Forse anche una questione di colore, nel senso che questo, essendo un verde un po' più scuro, faceva meno contrasto con le ciglia nere e quindi si notava un po' di meno, probabilmente anche questo. Comunque, vabbè. Altro mascara colorato, sempre da cestinare, questo di Colors and Beauty. Questo l'avevo preso in un outlet, quindi pagato pochissimo, e quindi diciamo vabbè. Questo è viola, anche questo sfruttato purtroppo poco secco. Vedete che c'è anche il prodotto sedimentato secco, quindi il prodotto all'interno in realtà c'è ancora, ma l'ho lasciato seccare, quindi cogliona io, però vabbè, pazienza. Noto che quasi tutti questi mascara hanno scadenza di 6 mesi, altro che 6 mesi, credo di averli da anni e non ho mai voluto buttar via niente perché io sono sempre lì che, come si dice, no, mi dispiace, no? Proprio per la questione che ho acquistato una cosa, è come se avessi una collezione io di tutto quello che ho, e poi l'idea di buttarli mi spiace, però siamo arrivati proprio ai limiti, non ho più spazio, devo liberarmi di certe cose, e sicuramente liberarmi di questo non mi peserà come di liberarmi di altre cose che magari,
sono più affezionata a livello di anche di brand, di tutto. Cioè, Colors in Beauty, che non è mai stato famoso per il make-up, non so neanche perché l'ho acquistato, ero stata incuriosita e quindi vabbè, l'avevo preso, però insomma, niente di che. Poi passiamo alla parte viso. Ho finito tantissimi fondotinta e BB cream, ma proprio, cioè, tanti. E anche questi in realtà l'ho finiti da tempo, da molto tempo. Quindi sono cose che ho veramente sfruttato, perché le ho sfruttate. E vi dico un pochettino. Allora, questa era una BB cream con fattore protezione solare di una vecchia collezione di Kiko, è nella collezione Light e io l'avevo acquistata in, come si dice, in offerta, tipo a 2 euro verso la fine dell'estate, e quindi avevo preso la Light perché comunque iniziavo a sbiadirmi, tra virgolette, e quindi ok, mi ero trovata abbastanza bene, scadenza anche di questa era una roba ridicola, tipo 6 mesi, siccome io cambio spesso e mi piace cambiare, non mi affeziono troppo alle cose, a parte ora che anche per lavoro e per necessità tendo ad utilizzare bene o male sempre le stesse cose, ma prima cambiavo sempre. Quindi tutti questi prodotti ho fatto fatica anche a finirli perché comunque non è che usavo quello e questi sono tipo 30 ml. Se ti trucchi tutti i giorni con lo stesso prodotto ne fai fuori, capito? Altro che 6 mesi, ci metti anche meno. Però, insomma, avendo cambiato ci ho messo un po' di più. Non mi ricordo di preciso quanto mi è durato, però, insomma, qua dice fondotinta trattamento del finish luminoso effetto naturale. Qua invece dice BB cream, quindi Kiko deve mettersi un pochettino d'accordo con se stessa e dirmi se è un fondotinta o una BB cream, ma poco importa, perché comunque tendo a, ora come ora, non mettermi troppo prodotti non che non conosco bene sul viso, perché effettivamente mi rendo conto che non mi danno sempre degli effetti carini. Questa non era male, devo dire la verità. Leggera, non era un fondotinta, a mio parere era veramente più una BB cream perché era una cosa molto molto leggera, quindi da post-estate ci sta, diciamo, senza infamia, senza lode. Carino il fatto che abbia la protezione solare all'interno perché ci risparmia un passaggio. Però, insomma, niente di che. Per 2 euro comunque poteva, 2 euro, 4, insomma, non ricordo preciso il prezzo, ma mi ricordo che l'avevo pagata molto poco, per quello l'avevo acquistata. Poi, altra BB cream invece di Mua, questa ce l'ho da una vita, vedete la confezione è praticamente distrutta. Anche questa sono 30 ml, la scadenza però 12 mesi. Questo era un pochettino più coprente ed era un, se non sbaglio, perché adesso la scritta è andata via, una BB cream oil free, quindi senza oli all'interno e quindi adatta anche al mio tipo di pelle e non mi ero affatto trovata male, anche se ho iniziato poi a sviluppare una certa ostilità nei confronti delle BB cream perché quando andavano molto di moda tutti li usavano e va bene, ma poi magari mi dovevo mettere più correttore. Adesso preferisco magari usare meno correttore ma usare un fondotinta più coprente. E uso veramente poco le BB cream. Ne ho una a cui sono particolarmente affezionata, che è quella Garnier per pelli miste grasse. Le altre sinceramente non mi fanno impazzire, cioè una volta che ho provato quella poi avevo acquistato sempre quella. Questi erano tutti tentativi, diciamo, per trovare una che potesse piacermi, ma non andati a buon fine. Quindi che altro dirvi su questa BB cream? Niente di che, l'ho utilizzata, è finita, appunto, non la riacquisterò. Poi idem con patate, questa in realtà non è proprio, è un po' un misto tra fondotinta e crema, nel senso che non è una BB cream perché non c'è scritto BB cream, ma come fondotinta è comunque leggerino. È di Elf, mio amato Elf, quando acquistavo ancora Elf. Si chiama Tinted Moisturizer SPF 20 con aloe, cos'è, cucumbere, cetriolo e vitamina C ed E. Queste sono 25 ml, la scadenza non è riportata da nessuna parte, bene. Quindi la cosa un po' che lascia perplessi di Elf è anche questa, che le confezioni ogni tanto mancano di accenni di inci, non c'è scritto assolutamente nulla, a parte quello che vedete qua davanti, vedete il vuoto, qua c'è il nome del prodotto ma non c'è nient'altro, la tonalità nude, e vabbè, made in China, e vabbè, l'ho usata perché l'ho usata tranquillamente, ripeto, era come se fosse un po' una BB cream, un prodotto leggerino per il viso, non avevo particolari esigenze, appunto, se non quella che mi andasse a uniformare l'incarnato e a seconda dell'esigenza
coprirmi un pochettino le varie imperfezioni, anche questa senza infamia e senza lode. La ricomprerei o no? Non lo so, nel senso che i prezzi di Elf sono molto bassi, un po' come quelli di Mua. Mua, vi dico la verità, no, non la ricomprerei. Questa è un prodottino che alla fine non mi era dispiaciuto e come tutti i prodottini, oddio, dipende, no, ce ne sono alcuni che sono veramente pessimi, ma vabbè. Non vi so dire, sinceramente, e non riesco più a utilizzare questo tipo di prodotti, cioè ormai io metto lo Studio Fix di MAC e quello è, e se voglio alleggerirlo lo mischio con la Strobe Cream sempre di MAC. E non riesco a usare altro, quindi non lo so. Per lavoro non ci si può presentare con un prodotto del genere perché costa troppo poco e i clienti giustamente mi dicono: ma scusa, voglio un prodotto professionale. E quindi sia per quel motivo che per l'altro, sia su di me che sui clienti, tendo a utilizzare altri prodotti. Però non mi era dispiaciuto. Quindi comunque per le ragazzine, per le ragazze che non possono spendere tanti soldi, che non hanno particolari esigenze, vogliono una cosa leggera da tutti i giorni, senza pretese, sicuramente ve lo consiglio. Rimane idratante, non è super opaco, rimane satinato, una coprenza media-bassa. Ci sta. Idem, molto simile, tant'è che il packaging è praticamente identico. È questo fondotinta qua di Mua, sempre 30 ml, 6 mesi di scadenza, quindi un po' pochino. Questa è la versione matte foundation ed era effettivamente più matte di tutto quello che vi ho mostrato finora. Anche questo non mi ero dispiaciuto. Rispetto alla BB Cream di Mua, sicuramente ho preferito questo prodotto. Pagato anche questo pochino, usato con piacere quando avevo la necessità di usare prodotti di questo tipo. Mi è piaciuto provarlo e va bene, come ho provato tanti altri fondotinta che comunque vi mostrerò. Anche qui non so se lo riacquisterò perché adesso ho cambiato abitudini e ho delle altre esigenze. Però, ripeto, per ragazze giovani che vogliono spendere poco e vogliono magari approcciarsi al make-up e provare dei prodottini, vedere come si trovano, perché magari non so, non si sono mai truccate, non vogliono spendere magari 15 euro o 30 o più per un fondotinta e vogliono provare con qualcosa di più economico, sicuramente queste potrebbero essere dei prodottini che fanno al caso loro. Il matte matte. Coprente era una coprenza media, sì, media barra alta. E che dire, sì, ci sta, c'è stato, usato, finito, basta. Poi, BB Cream Garnier, no, non ci siamo, questa non mi è piaciuta. Questa, infatti, ho fatto fatica a finirla perché non è il genere di crema che piace a me, nel senso che era molto più crema e poco fondotinta, cioè poco coprente. La vedevo proprio come una sorta di crema idratante, molto molto leggera, con un po' di colore, ma mi lasciava unta, non copriva niente e secondo me non era neanche granché idratante, quindi questa sinceramente non mi è piaciuta per nulla. La conoscerete tutte, ma non è il prodotto che fa per me. Poi, abbiamo quasi finito con i fondotinta. Questo di Essence è il Clear e Matte Oil Free. Ecco, questo già mi è piaciuto di più perché il fatto che sia oil free lo rendeva adatto al mio tipo di pelle. Questo l'avevo comprato in offerta, pagato anche questo pochissimo. Avevo scelto questa tipologia perché appunto era matte. E che dire, non mi era dispiaciuto affatto, soprattutto considerando il costo. Era opaco, aveva una bella coprenza, mi durava anche parecchie ore durante la giornata. Non mi è dispiaciuto per niente, sempre considerando il prezzo, stiamo parlando di tutti prodotti molto cheap, molto economici, perché sapete comunque a me piacciono i prodotti economici. E nonostante comunque adesso stia intervallando, anzi più che intervallando, sta proprio utilizzando prodotti molto più costosi, lo faccio perché adesso posso, ma vi ripeto, se non fossi in questa condizione, sicuramente continuerei a comprare fondotinta economici come questo. Questo, che dire, anche il colore andava bene, proprio finisce, non esce niente.
anche il colore andava bene, l'ho usato prevalentemente d'estate perché un sand era un numero 3, quindi non era molto chiaro, quindi già, cioè, per come sono adesso sarebbe stato scuro. Non ricordo se questo lo fanno ancora pure o no, ma io credo proprio di no, perché è comunque un prodotto vecchio. Io poi considerate che ho prodotti vecchi anche perché appunto compravo, quando magari trovavo un'offerta così, tenevo da parte, usavo un pochettino di prodotti, magari aprivo anche 3-4 prodotti assieme, che a ora che finivano ci mettevo tanto, e successivamente magari ne aprivo altri, quindi può essere che questo, anche se ce l'ho da 2 anni, l'ho aperto magari dopo un anno che ce l'avevo. Quindi, ecco, non, in questo momento non vi so dire da quanto c'è, se c'è, non c'è, io credo di no. Però è un po' che non vado a controllare gli stand Essence, è un po' che non acquisto Essence, prima ne acquistavo tantissimo, però adesso veramente il make-up l'ho messo un po' da parte, e quindi non vi so aiutare più di tanto. Poi abbiamo una sorta di prodottino un po' tuttofare, perché è una sorta di fondotinta barra correttore, è sempre di Elf, ed è questa qui piccolino, questo tubicino qua piccolino, che non ha più scritto nome né niente, quindi non mi ricordo come si chiamava, Tinter Moisture Skin, boh, una roba del genere. Io di questi li avevo comprati praticamente di tutti i colori, e all'inizio della mia passione, chiamiamola così, costando talmente pochi prodotti Elf, io di questi veramente ne avevo fatto man bassa e ne avevo acquistati veramente tanti e li avevo usati tantissimo. Ripeto, non avevo coscienza più di tanto di quello che stavo utilizzando e non avevo particolari esigenze. Volevo qualcosa di economico e che, vi dicevo, che mi uniformasse e mi coprisse. Più o meno, ecco. Questo prodotto faceva al caso mio, lì lo andavo a utilizzare proprio come fondotinta e a seconda delle diverse tonalità che usavo anche come correttore piuttosto che come highlighter, nel senso che se avevo una tonalità molto chiara magari la mettevo in certi punti per creare dei punti luce, una tonalità invece più aranciata la andavo a utilizzare per le occhiaie, una neutra su tutto il viso. Di questi veramente ne ho consumati tanti. E ne ho acquistati tanti, costavano veramente una stupidaggine. Ovviamente il prodotto all'interno è piccolino, però è anche nell'ottica di un viaggio piuttosto che di qualcuno che deve truccare altre persone e non sa la tonalità precisa e quindi ha bisogno di portarsi dietro tanti prodotti di colori diversi. Questa era un'idea che a me affascinava, di avere così piccolino tutti i colori che mi potevano servire. È anche vero che non è un prodotto professionale, quindi non potrei truccare un'altra persona a livello proprio lavorativo, se devo truccare una mia amica, certo che sì, l'ho messo su di me, l'ho messo su mia mamma, l'ho messo su gatto, no scherzo, comunque, cioè, non mi ha mai dato nessun tipo di problemi a livello comedogeno, non mi ha mai creato brufoletti, nonostante siano prodotti veramente economici, cheap. Vi dico, tra tutti quelli che ho mostrato finora, l'unico sì che non mi è piaciuto e che proprio no è questa e vabbè, e la BB King Garnier, quindi queste due proprio bocciate, bocciate, bocciate. Tutti gli altri sono dei mi, diciamo, per cui considerando comunque il prezzo, ripeto, dipende dalle esigenze che avete. Ciao a tutti, scusatemi tanto, ma nello scorso video mi si era. No, non è che mi si era scaricata, era piena la videocamera, per cui non ho potuto finire di registrare il video. Cioè, vabbè, non parliamo del nervoso. Comunque, facciamo finta di niente, facciamo finta che va tutto bene, facciamo finta che siamo nello stesso momento di prima. Fa niente, sì, io sono più spettinata, più stanca, più brutta, fa niente. Torniamo a parlare dei prodotti che ho finito e che vi stavo mostrando. Allora, quindi vi stavo parlando di questo prodotto e vi dicevo che di questa tipologia di prodotto ho provato tante colorazioni. È un prodotto semplice, non molto coprente, non ha chissà quale prestanza disumana, ma per il prezzo che ha, 1 euro e qualcosa, va più che bene. Per cui se non avete troppe esigenze, io vi consiglio di provarli, che comunque non li sprecate, ecco, ci sta, per il prezzo che hanno, ottimo. Io ho veramente troppe occhiaie, sono di una stanchezza, ragazze, che non avete idea,
Però se non finisco di girare questo video ora, non finisco più. Poi, continuando sempre con i correttori. Questo video è infinito. Tra l'altro ho anche quello dei prodotti finiti skincare. Vabbè, mi sembra infinito perché è giorni che sto provando a girarlo. Vabbè. Altro correttore. L'altro era un correttore barra BB cream barra fondotinta. Questo è proprio un correttore. È di MUA, sempre. Quindi vedete prodotti di veramente brand super low cost. Questo è il Cover and Conceal, quindi un correttore in stick. Ha una coprenza media bassa, sì, decisamente media bassa. Io lo usavo per le occhiaie. Una tonalità, la mia era la numero, come faccio a dirvelo, natural come colorazione, perfetta per la zona del contorno occhi come colorazione. La coprenza era per me un po' bassa. Il pro era che non andava a seccare troppo, quindi era un correttore abbastanza leggero che mi permetteva di coprire leggermente, anche in questo caso un prodotto di non troppe pretese considerando il prezzo. Poi, altro correttore, questo invece lo adoro, ne ho consumate parecchie di questo, sempre di e.l.f. È il correttore Zit Zapping Concealer. È un correttore che ha spugnetta, si gira qua sotto ed esce il prodotto dalla spugnetta. Questo è un correttore per le imperfezioni, per i brufoli. Ve ne ho già parlato probabilmente in qualche video di questo correttore, io ne ho diverse anche in tonalità verde, come questo. Di questo qui nella tonalità carne, che io preferisco in realtà, ne ho già consumate diverse confezioni. Mi piace tantissimo perché va a seccare la zona dei brufoli e fa sì che il brufolo, che al momento sembra molto molto evidente, quando vado ad applicare questo prodotto, in poco tempo mi va a seccare e quindi a sparire. Va proprio, è un correttore che al momento ha una consistenza morbida, si sfuma bene, ma andando ad asciugare diventa piuttosto secco, quindi da lì non lo smuovete. Avete la certezza, che è una cosa che io esigo, che se vado a coprire il brufolo lì mi rimane tutto il tempo, me lo tiene bello coperto e in più vado ad agire proprio sul brufolo andandomelo a seccare. Adoro, adoro, adoro questo correttore. Tant'è che appunto ne ho comprato più di uno. Vi dirò, la versione verde la preferisco meno perché non mi piace mettere troppa roba. Quindi il verde si presuppone che dopo aver messo questo vado a coprirlo con qualcos'altro. Quindi sì, mi piace, il concetto è lo stesso, agisce allo stesso modo sul brufolo, ma non mi piace a me la colorazione sul verde perché la tonalità neutra fa sì che io non debba mettere troppa roba sul viso. Perché non devo poi andare sopra al verde, mentre con questo appunto metto il fondotinta, metto questo e buon, mentre col verde ovviamente poi magari devo mettere oltre al fondotinta qualche altro correttore sopra, insomma è un po' più impegnativo. Col verde diciamo che mi piace quando ho meno, ho magari dei rossori e meno imperfezione specifica, allora lo vado proprio a stendere magari anche sulla couperose, sulla guancia, sui punti un po' arrossati in modo molto lieve e mi piace, ma per andare ad agire in modo specifico sul brufolo preferisco la versione neutra perché mi permette di mettere più prodotto in quel punto, sfumarlo bene, mischiarlo con la base, senza far sì che insomma si noti troppo che ho messo una roba sul brufolo. Però l'azione anti-imperfezione mi piace tantissimo di questo prodotto. Il prezzo non ricordo, forse della linea studio, quindi un pochettino di più, però comunque un prodotto e.l.f., quindi veramente poco. E non ricordo perché veramente tanto che non acquisto da loro, però mi piace, è il correttore antibrufolo migliore che abbia mai provato. In realtà l'unico, nel senso che poi io ho correttori o gel magari anti-imperfezioni. Una cosa che mi faccio entrambi, che quindi mentre lo copro mi va anche ad agire sul brufolo, non l'avevo, conosco solo questo prodotto e devo dire che questo mi piace da Dio, mi piace tanto. Ottimo. Poi altro correttore famosissimo, stramato e anch'io lo amo, è l'anti-age di Maybelline. Io l'ho provato sia nella tonalità nude che Claire o Light, insomma, non mi ricordo perché questa è la scritta, è andata via, quindi non so che tonalità è, credo nude perché è un po' più scura, è quella più adatta a me.
È un correttore che mi piace tanto perché va a coprire le occhiaie, ma va a mantenere la zona comunque del contorno occhi ben idratata, quindi non mi dispiace, diciamo. Mi piace anche l'applicatore così a spugnetta che permette un po' di andare già ad applicare il prodotto e anche a sfumarlo contemporaneamente. Mi piace l'idratazione che dà, la coprenza non è altissima, però per quello che costa e per quello che è, comunque è un buon compromesso tra entrambe le cose, quindi mi piace. Anche di questo in realtà ne ho consumate tante confezioni. Questa è una di quelle che ho terminato, altre siccome sapevo di avere dei doppioni le ho già buttate, però ne ho consumate più di una. Il prezzo non è super low cost perché è comunque un correttore da 6 euro, quindi sì, basso. Però magari non è 1,20 euro di questo, o i 2 euro di questo, ecco, costa un pochettino di più, ma ovviamente le prestazioni che dà sono di livello superiore rispetto agli altri correttori che vi ho mostrato. Questo è a sé, nel senso che è una cosa diversa, questo è anti-imperfezione, questo è diciamo per le occhiaie, quindi sono due cose diverse e non paragonabili. Diciamo che tra i correttori che vi ho mostrato finora, sicuramente questi due. No, questi due sì, se devo farvi proprio un paragone, questi due sono prodotti che valgono e fanno quello che promettono, questi due sono prodotti più leggeri, più low cost, più senza pretese. Poi ho un altro prodottino sempre di Elf, questo era un duo, ce l'ho da tantissimo tempo, mi si è rotto, questo era un duo che aveva una parte centrale in mezzo nera e due prodotti così. Ecco, ovviamente, scusate ma non ce la faccio più oggi. Queste avevano da una parte il correttore, che io ho terminato perché più che altro è parecchio tempo che ce l'ho, non vorrei mettermi qualcosa di dannoso sull'occhio, però la pigmentazione ancora c'è, puzzecchia, quindi ecco, non vorrei evitare di mettermi qualcosa sul contorno occhi che puzza in questo modo, è un po', boh, non lo so, non mi fido diciamo di utilizzarlo più. Questo era molto leggero, molto liquido, mi piaceva però il colore, la coprenza leggera che mi dava perché quando comunque lo utilizzavo non avevo questi problemi di occhiaie, si vede che riposavo di più, ero più serena, non lo so, boh, comunque mi piaceva di più. Tornare a utilizzarlo ora, l'ho fatto recentemente quando, cioè recentemente in realtà. È un po' che non lo utilizzo, però ricordo che rispetto a quando l'avevo acquistato, e anche questo l'ho acquistato 2 volte. Ho notato che la mia esigenza era cambiata, quindi questo diventava un po' troppo leggero come prodotto, però il colore era perfetto. Dall'altra parte avevamo l'illuminante, un illuminante sempre in crema, liquido più che in crema, un illuminante però molto 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 discreto, tant'è che se io vado a picchiettarlo, ok, se vado a tirarlo, oltre a cadermi per terra, andava proprio via. Quindi mi piaceva, ma andava capito come prodotto perché al momento, la prima volta che l'avevo utilizzato, dicevo: ma che cavolo è? Non mi rimane nulla, che cavolo di illuminante è? Non è un illuminante di quelli classici molto forti, ma era un illuminante molto discreto, chiaro, ma che lasciava veramente poco, poco effetto, ma. Se si imparava a capire il prodotto, lo si poteva apprezzare. In realtà a me questo non dispiaceva affatto. L'unica pecca, la scadenza. Una scadenza molto molto breve, tant'è che appunto non l'ho sfruttato appieno perché sono scaduti prima di poterlo terminare. E il packaging che come voi vedete mi ha abbandonato dopo poco. Il che ci permette di comunque tenere questi due, quindi poco male, li usavo così e via. Però insomma, il packaging, uno si presuppone che lo acquista in un modo e così rimanga, invece nada, vabbè. Poi, altri correttori sono, vabbè, ne ho tre, ma sono lo stesso identico tipo. Ed è ovviamente, considerando la quantità e quanti ne ho consumati, potete ben capire che non vi sto dicendo stupidaggini, è uno dei correttori che preferisco in assoluto. È il Prep and Prime in tonalità Bright Forecast e Prep and Prime Highlighter di MAC. Quindi questa tipologia qui. Madonna mia, che stanchezza. Cioè, credo che questa volta metterà fuoco. Ah, ce l'ha fatta.
nella tonalità Bright Forecast, questa qui, e io ne ho appunto tre dello stesso tipo, perché uso sempre questo. È un correttore di quelli che hanno il pennellino, si gira il prodotto e si va ad applicare direttamente sull'occhiaia. Io lo utilizzo un po' per ritocchi su tutto il viso. Mi piace molto perché la tonalità è una tonalità un po' aranciata che mi permette di andare a contrastare l'occhiaia. È però un correttore, diciamo, non troppo pesante, quindi una texture leggera, stratificabile, ma molto pigmentato, quindi la coprenza è data dall'alta concentrazione di pigmento colore all'interno del prodotto e non tanto dalla texture pesante, anche perché appunto la texture è molto leggera, quindi anche se stratifico non mi fa troppo spessore, non mi va a seccare troppo. Un pelino mi secca, ma perché è un contorno occhi che risente tanto dei prodotti che vado ad applicargli. Per cui, se per esempio non metto il contorno occhi prima, il contorno occhi mi si segna, ma con qualsiasi prodotto, non solo con questo. La texture è sì, leggera, però ecco, dipende tutto da che contorno occhi avete, perché a me è capitato che un pochettino seccasse. Ma ripeto, è un problema che mi capita con tutti i contorno occhi, quindi non mi sono fatta un problema perché so che è così. Però il pro di questo è che il colore è perfetto. Si sfuma benissimo, mi piace su tutto il viso. L'unica accortezza è che andando a sedarsi molto velocemente, bisogna sfumarlo velocemente. Quindi io cosa faccio di solito? Vado a stenderlo nella zona delle occhiaie e poi sul resto del viso. Il viso lo sfumo subito quando il colore ancora è chiaro. La zona delle occhiaie invece la vado a sfumare dopo, nel giro di un minuto. Questo va a ossidarsi leggermente e tende a diventare un pochettino più scuro, quindi quel poco più scuro, più aranciato, mi va a contrastare meglio le occhiaie. Se avete una tonalità di pelle più chiara della mia, vi consiglio di sfumarlo immediatamente e di non lasciarlo in posa, perché appunto ha questa cosa che si ossida, per cui veramente si scurisce. Quindi il mio consiglio è mettetelo e sfumatelo e poi fate l'altro occhio e sfumate subito. Se invece avete bisogno di scaldare la tonalità, lasciatelo un pochettino in posa. Dipende, io faccio così: viso sfumo subito, occhiaia sfumo dopo, in modo che mi si ossida leggermente. Questo più verso l'estate. D'inverno invece tendo anch'io a sfumarlo subito o a mischiarlo con il Light Boost, che è la tonalità più giallina e più chiara, in modo che sia il colore più adatto a me. Però la texture del prodotto mi piace. Se io devo scegliere di riapplicare qualcosa durante la giornata, non mi vado a riapplicare il fondo, questo è poco ma sicuro, e scelgo o un fondotinta in polvere Studio Fix che vado a rimettere a mo' di cipria, diciamo così. Se noto che invece ho bisogno proprio di più coprenza e che voglio andare a proprio a fare dei ritocchi mirati, tutto è, preferisco andare ad applicare questo. Quindi mi capita durante la giornata anche sopra la cipria, sopra, insomma, il trucco proprio già fatto, diciamo, quindi anche dopo ore, di andare a ritoccare con questo prodotto. Metto un po' dove mi serve e vado a tamponare con una spugnetta, con le dita, col cavolo che è, pennello, e mi piace tantissimo. Ne ho consumati di questi un'infinità, veramente. Qua ne ho tre, ma altre ne ho già buttate e è proprio il correttore che consumo di più in assoluto. Insieme al suo compagno, il correttore Mineralize, questo non è finito, ma ho l'altra confezione che ho già buttato che è finita. Questo è il correttore Mineralize Concealer. Non riesco neanche a parlare, veramente sono di uno stanco ragazzo che non avete idea oggi. Vabbè, questo è un correttore di un'altra linea. L'altra è la linea Prep and Prime, questa è la linea Mineralize. È una linea più idratante, quindi più adatta a pelli magari appunto più secche, più sensibili. Contiene un complesso di minerali. Questo è considerato il meno coprente tra i correttori, ma quello più idratante. In realtà a me la coprenza non dispiace perché comunque ha una coprenza media-bassa, ma non è male, è comunque stratificabile. Posso fare strato perché comunque essendo idratante non mi va appunto a creare un brutto effetto sulla zona del contorno occhi. Diciamo che se non lo copro con la... Qua vi sto cercando di dare dimostrazione per vedere se... Anche riapplicato, diciamo, a fine giornata, ecco, riesce a rinfrescare un pochettino la zona del contorno occhi, a dargli un effetto un pochettino più fresco, più
meno addormentato, diciamo così, un po' più idratato, e pur essendo tra i correttori di MAC quello considerato meno coprente, più sheer. Sì, non è super coprente, ma se avete problemi di secchezza del contorno occhi, sicuramente potrebbe essere una buona alternativa, perché ovviamente va a bilanciare. Se noi usiamo per esempio il Prolongo, e la Prolongo è super coprente, però rischiate di trovarvi con cartapesta sotto gli occhi, perché comunque secchina, è un po' più strong come prodotto, questo è un po' più leggero, quindi dipende se preferite avere un pochettino d'occhiaia, ma il contorno occhi ben idratato, questo può andare benissimo. Dipende un attimino cosa volete. Ovvio, se volete la super coprenza, no. Io con questo mi trovo abbastanza bene, perché comunque mi piace anche stratificarlo. Tengo la coprenza media che desidero senza andare a inficiare sull'idratazione degli occhi, del contorno occhi. Quindi in realtà sì. Anche di queste in realtà ne ho finite tante confezioni, le ho ricomprate, sia nella tonalità. Questa per esempio è un NV25 che sto utilizzando in questo momento. Utilizzo sia la 20 che la 30, quindi sto nel range tra i 20 e i 30. 20 quando è proprio inverno, 30 quando magari sono un po' abbronzata, 25 in questa stagione. E mi piace, devo dire, tanto, l'ho ricomprato, quindi sì. Poi, allora, cosa abbiamo qua? Un altro prodotto che ho comprato e ricomprato, riusato, riacquistato, rifinito, strafinito e ricomprato, che sono le Brow Pencil, quindi le matite sopracciglia automatiche di MAC. Queste sono quelle fini, 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 sono matite automatiche, quindi si gira la mina, ovviamente non gira perché è finita, comunque girando qui esce la punta. Ok, la mia è nella tonalità Lingering, però non escludo, cioè... generalmente consumo più la Lingering, infatti queste sono tutte la Lingering, sì, però se non c'è la Lingering utilizzo anche la Tapered o la Brunette, quindi diciamo che Lingering, Brunette e Tapered sono l'ordine di preferenza mia di queste matite, colore che preferisco Lingering, però ecco, mi sta bene, mi va bene anche la Tapered o la Brunette e la Tapered. Che dire, molto fine, molto precisa. Lunga durata, mi piace molto perché si può andare sia a ridisegnare pelo per pelo, e quindi una cosa molto precisa, sia a ridisegnare l'intera forma. Mi piace tantissimo questa matita, l'unica pecca è che si consuma molto facilmente, cioè se la utilizzate tutti i giorni in un mese la finite, se non anche di più, dipende da che sopracciglia avete. Un'accortezza è che non è retraibile, quindi se girate la mina e ne esce troppa, non torna indietro, quindi rischiate di spezzarla. Quindi dovete girare poco per volta per far sì che la mina non si spezzi. Io queste le adoro, come vedete ne ho acquistate, vabbè, un'infinità, a decine. Ci sono di tantissimi colori, quindi anche per le clienti mi piace tantissimo perché hanno per esempio la Fringa, che è il colore perfetto per le bionde, che comunque è difficile da trovare perché è una tonalità di biondo cenere naturale che è difficile da trovare, ha tante tante tonalità anche più sul rossiccio, più scure, mi piacciono tanto 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 tanto, sia per il tratto che hanno molto preciso e perché ci posso fare tutto, cioè ci sono delle matite che riuscite a ridisegnarle ma non vi verrà mai una cosa precisa, non vi verrà mai un effetto pelo, perché comunque sono matite un po' più grossolane, un po' più spesse, un po' più... non così precise da utilizzare. Questa mi piace perché veramente mi permette di ottenere il risultato che voglio. Quindi, a seconda del giorno, posso avere un effetto più naturale, un effetto più definito, posso sia ricambiare la forma delle mie sopracciglia, sia andare a riempire magari piccole zone dove il pelo mi manca e avere comunque un effetto naturale. Quindi ottime. La mia, appunto, ripeto, tonalità Lingering è la mia preferita. Queste tre sono tutte e tre Lingering. Ne ho un'altra qui, se non mi credete, eccola qua, una quarta Lingering pronta. Altre amiche che ho che la utilizzano sempre Lingering, però ripeto anche da qualche parte la Brunette, la Tapered, insomma ne ho acquistate diverse tonalità, anche la Lingering ho acquistato per alcune cliente magari sul biondo, però per me questa assolutamente. Poi ci siamo quasi, una terra, questa è dell'erborario. Sì, è l'erborario, ma è talmente consumata che è venuto via tutte le etichette e quant'altro, e anche qua è talmente consumata che è rimasto gran poco, come vedete.
È una terra cremosa, nel senso che ha una consistenza appunto quasi veramente cremosa, che da una parte, ecco, forse riesco a farvi vedere, eccola qui, vedete? Che da una parte mi piace perché è ben sfumabile, non lo so, non mi dispiace, ecco, mi sembra che si fonda bene con la pelle. Dall'altra parte, forse è un po' più difficile da sfumare, ma scusate, il difetto, non il pro, il contrario di pro, vabbè, comunque il no di questo prodotto è il colore, nel senso che è una terra molto 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 aranciata. L'avete visto quando l'ho messo qui, è veramente arancio. Quindi può andare bene solo esclusivamente d'estate su una pelle già abbronzata, che ha preso un po' di colore, ma assolutamente non per effetto contouring, ma per effetto abbronzatura. Quindi per andare a accentuare e a illuminare un incarnato già abbronzato. Su una pelle come la mia in questo momento rischia di fare un effetto assolutamente fake, assolutamente troppo aranciato, finto, poco sfumato, non bello. Per il resto devo dire che cioè, mi è piaciuta, sì, nel senso che comunque non tanto come terra, ma quasi come una sorta di cipria uniformante, perché comunque risultava quasi, utilizzandola da abbronzata, come una sorta appunto di cipria, leggermente più scura del mio incarnato. Usato ovviamente con un pennello, quindi non così come avete visto con il dito, prelevando tre quintali di prodotto, ma col pennello, sfumata, un effetto più leggero. Packaging carino, a parte il fatto che qua c'era uno specchio che si è scollato ed è venuto via. Questa ce l'ho da un bel po', non mi ricordo il prezzo né nulla, però come vedete, appunto, considerando che ce l'ho da un bel po', ho fatto pure fatica a finire di consumarla perché sui bordi c'è ancora prodotto. Però è una tipologia di prodotto che in questo momento non riesco a utilizzare e a sfruttare perché da chiara non mi piace. E da scura è un po' inutile, quindi non so se vi consiglierei di nuovo, sinceramente. Io non la riacquisterei, io no. Poi, cosa altro abbiamo qua? Reparto labbra, burro cacao. In realtà io dovrei avere in giro altri prodotti, ma boh, vabbè, in un altro video. Burro cacao, allora, stick labbra idratante, ne abbiamo uno di Bottega Verde, questo è quello Argan, se non sbaglio, dove sì, con olio Argan, Protective Lip Balm Stick with Argan Oil, vabbè, niente, niente di che, è un burro cacao normale che io ho, tra l'altro, recentemente aperto anche quello nuovo, anzi me lo metto perché mi sento l'aura secche. L'ho messo ovunque sul naso praticamente. Allora, devo dire che questo burro cacao mi piace per la sua consistenza molto morbida, molto scorrevole, per come lascia le labbra, per la sensazione di idratazione che dà. Non tanto per l'effetto, ma per la sensazione del momento. Non so in quale video ve ne avevo parlato, forse nel video di DM dove vi parlavo del lip balm di Alverde, che ha una consistenza molto più dura. Ma l'effetto idratante mi sembra migliore rispetto a questo, che ha una consistenza molto più morbida, ma a livello di idratazione al momento mi dà poco, ma devo dire che come effetto sulle labbra anche durante la giornata mi piace perché le rende lucide, morbide, polpose, mi piace. Questo l'avevo consumato veramente nel giro di pochissimo, vabbè, la scadenza 12 mesi, mentre questo mi sembra ne avesse, ah no, 12 anche questo, vabbè, è uguale, cambia il packaging ma di poco. Usato, straconsumato, finito e devo dire che questo non mi è dispiaciuto. Io il prezzo non me lo ricordo perché mi era stato regalato anche questo, se non sbaglio, come quell'altro. Se non supera i 3 euro, sì, se supera i 3 euro, no. Però l'effetto mi piace. Devo dire che comunque tra tutti i burro cacao che ho provato non mi dispiace. Non ne ho provati miliardi perché non sono una patita, ho sempre le labbra secche, ma proprio perché ho sempre le labbra secche devo dire che l'idratazione da questo non mi dispiace. Però è da riapplicare più volte, nel senso comunque si assorbe facilmente. Però a me tutti i burro cacao si assorbono facilmente, quindi no, non so bene con quale criterio valutarli, e quindi sto cercando di darvi più nozioni possibili per capire.
mi si assorbono tutti. Però ecco, faccio sempre il paragone con il verde perché è proprio palese la differenza. Il verde è molto duro, più difficile quasi da stendere, più passate bisogna fare per sentire un po' di idratazione. Questo basta una passata, lo trovate subito molto liscio, molto scorrevole, molto morbido, che dà proprio questo effetto di idratazione immediata. La durata. Però non mi dispiace, molto meglio che l'eocrema sinceramente non mi è piaciuto più di tanto, normalissimo, questo era latte miele, mi piaceva la fragranza, anche questo stra consumato, stra scavato, devo dire che vado a fondo alle cose, quindi comunque l'ho scavato, questo mi fa pensare che comunque dopo tutto mi piaceva, però anche qua da riapplicare, da riapplicare, da riapplicare più volte e io mi scoccio. Non male, non male. Sinceramente non vi saprei dire. Devo dire che sì, questo è sempre più morbido e questo è sempre un po' più secco rispetto a questo. Ma al verde, calendula, ancora più secco. Non metto il dito, che non ce l'ho qua. Ancora più secco rispetto a questo. Uno che invece mi è piaciuto tantissimo, nonostante purtroppo abbia un packaging veramente del cazzo, sia di difficile reperibilità perché comunque lo dobbiamo acquistare online, è questo qui di Elf. Questo anche di questo ne ho acquistate diverse confezioni, ne ho anche un altro, vedete qua, questa è la prova. Questo era un gusto, questo che gusto era? Perché hanno un gusto strawberry cream, mentre qua mi è andato in giro. Questo è blackberry cream. Vabbè, questo era viola, quello era rosa, quindi due gusti diversi, questo del lampone, quello fragola, credo. Vabbè, questo devo dire che mi è piaciuto tanto. Un prodottino del cavolo che non gli dareste 2 lire, sempre così, come lo vedete, strettino, però con lo stesso concetto si gira sotto ed esce il prodotto. Burro cacao, questo è stato una bomba. Questo mi è piaciuto tantissimo. Non so che cavoli chimicità ci sia qua dentro, perché alla fine non sono assolutamente prodotti bio, verdi o quant'altro. Assolutamente, eravamo ancora nel periodo in cui non me ne fregava niente di tutto ciò. Però mi aveva veramente stupito, mi aveva incantato, lo usavo veramente con piacere tutti i giorni, era piccolino, comodo da utilizzare, da portare in borsetta, non mi sporcavo mettermelo. Mi piaceva, mi durava tanto, mi idratava, mi colorava leggermente, mi faceva sembrare le labbra più belle, più polpose, più morbide, più lisce. L'ho riacquistato con piacere e lo riacquisterei, devo dire, perché mi è piaciuto. Se una cosa me la vedete più di una volta, vuol dire che è una cosa che alla fine mi è piaciuta e ne è valsa la pena per il prezzo che ha. Io cerco sempre di fare un paragone con il prezzo che i prodotti hanno. È ovvio che se questa roba mi costava 10 euro, vi dicevo no, ragazze, cioè che cos'è? Ma considerando il prezzo, facendo un paragone con magari altri prodotti comunque buoni, ma magari con un prezzo simile o leggermente più alto, vi dico, questo per il prezzo che ha, sì, io infatti l'ho riacquistato e ce l'ho, e ce l'ho lì che non voglio utilizzarlo perché non voglio finirlo ed è una vita che non faccio soldi in Elf e quindi dico, voglio tenerlo a mano perché non voglio finirlo. Questo vabbè, ormai è finito da tempo, per cui lo butteremo. E niente, quindi questi erano tutti i miei prodotti finiti, come vedete sono un bel po'. Di alcuni, quelli di MAC, ricordatevi che riportando se confezioni in negozio potete usufruire del back to MAC se siete registrate e quindi avere un omaggio, un rossetto a vostra scelta, riportando appunto 6 confezioni. Io qui ne ho un po', ma ne avrei altre perché alla fine ho finito veramente tanti prodotti. Questi erano solo alcuni di alcune categorie, però ho veramente, guardate qua, ne ho un altro di questi finiti. Ho anche questo qua che mi sta finendo. Che cos'ho? Sempre di Elf. Tutti i correttori, tra l'altro. Anche questo correttore di Bottega Verde. Questo è un altro correttore di Mua, credo. No, Make Up Revolution. Anche questo sta per terminare. Veramente ce ne sono tanti qua di prodotti. Tinte labbra, vabbè, non finiscono mai, ma qua ho alcuni BB cream, fondotinta che stanno anche qua terminando, il Fit Me,
il Deborah, MAC, insomma, diversi prodotti, sempre Garnier, però la BB Cream, quella per pelliniste che adoro, ve ne parlerò. Un altro fondotinta sempre di Mua, che è uguale a quello che abbiamo già mostrato. Insomma, diversi prodotti, matite, mascara, vedete, oh, vedete, sì, non potete vedere il casino che ho qua, tanto sto spaccando lo specchio. Burro cacao ancora, qua Lip Balm, di quelli così. Insomma, tantissime cose che però vi mostrerò nel prossimo video, perché sennò questo qua diventava lunghissimo. E vi mostrerò anche i prodotti skincare, capelli, una piccola anticipazione. Nasci l'olietto argan per i capelli. Cosa abbiamo? No, vabbè, l'avio. Scusate, ma ho un casino di roba. Insomma, tante cose che vedrete nei prossimi video. Per il momento accontentatevi, dai. Per il momento ci salutiamo qui. Se avete domande sui prodotti che avete visto, scrivetemi, cercherò di rispondervi nel modo più utile possibile, ecco. E io vi saluto, che domani mattina si lavora, adesso è tardissimo, che ore sono? Credo che sia tipo l'una, una roba del genere. Infatti non so se notate che mi si chiudono gli occhi. E nulla, alla prossima, un bacione. Ciao ciao.